parte il servizio di polizia locale in bici nel centro di Padova. A dir la verità è un ritorno atteso da molti anni da parte dei cittadini che rivedranno le pattuglie girare per le stradine del centro storico. È un servizio diurno, essenzialmente posto per il mattino, anche se potrà esserci di pomeriggio, perché il mattino la città evidentemente è meno frequentata rispetto all'ora dell'aperitivo dalle 5 in poi del pomeriggio. È composta da una o due pattuglie, quindi vuol dire da 2 a 4 persone a seconda delle esigenze e delle situazioni che si vengono a trovare. Un servizio che darà tranquillità alle persone e sarà utilissimo per i tanti turisti che girano per le stradine di Padova. Una decisione voluta dal primo cittadino Sergio Giordani e condivisa dal Corpo di Polizia Municipale. Due squadre in bici che controlleranno le zone centrali della città, le aree pedonali fino ai giardini dell'Arena Romana e la zona Altinate. E vi è la necessità di spostarsi velocemente, ma anche in modo semplice, all'interno del centro storico. Miglior cosa è evidentemente il velocipede, che permette una velocità doppia, tripla rispetto al pedone e quindi di poter controllare e sorvegliare tutte le problematiche che vi possono essere nel centro storico con maggiore rapidità, con maggiori passaggi rispetto a quello che evidentemente può fare una pattuglia appiedata.